Benvenuti a questa nuova puntata di Crimini, ancora storie legate alla criminalità organizzata e non solo, che racconteremo oggi, come sempre. Grazie a lui, grazie ad Arcangelo Badovati. Ciao Arcangelo, benvenuto. Giornalista e scrittore che racconta quotidianamente storie legate alla criminalità comune e organizzata. E poi qui ne troviamo di altre. Perché? Perché molto spesso... con il tuo giornale, con la Gazzetta del Sud, raccontate tante storie legate soprattutto magari a personaggi, esponenti calabresi, cosche calabrese, al di là del fatto che molto spesso anche nei tuoi articoli ci sono riferimenti, grazie anche alla vasta conoscenza che è del fenomeno, anche ad altre nazioni, non solo altre regioni d'Italia. Però oggi espatriamo e raccontiamo storie che noi definiamo sempre affascinanti, se non fosse perché insomma si riguardano traffico di droga, morti, uccisioni, una vera e propria guerra quella che andiamo a raccontare oggi, che ha provocato e generato morte, e si parla in questo caso di centinaia di morti. E non è una cifra arrotondata per eccesso, ma forse per difetto, vero Arcangelo? Ma sono centinaia di morti nel Sinaloa, che è uno stato del Messico. È famoso perché è il luogo nel quale è stato creato il primo grande cartello messicano, fondato da Felix Gagliardo e poi amplificato nelle sue diramazioni da El Chapo Guzman El Hoyero, no? Da Joaquim El Chapo Guzman El Hoyero, che adesso è detenuto negli Stati Uniti, è stato condannato all'ergastolo perché poi molta della droga prodotta finiva negli Stati Uniti, in Canada. Ecco, in quello stato è scoppiata una guerra proprio all'interno di questo cartello di cui era capo El Chapo, e accanto a lui aveva sempre operato in 40 anni di attività illegali l'uomo a cui El Chapo era più legato, cioè Ismael El Mayo Zambada, lo chiamavano El Compare, che non aveva mai tradito El Chapo e che al contrario del Chapo era rimasto libero lungamente. L'hanno ricercato per 30 anni, nessuno era mai riuscito ad arrestarlo. Invece è successa una cosa strana: nel luglio scorso Ismael El Mayo Zambada è stato arrestato dalla Drug Information Administration, la DIA americana, in un aeroporto del Texas, a El Paso, dove è arrivato con un velivolo privato che doveva invece trasferirlo in un'area del nord del Messico. Ecco, lo vedete qui al momento dell'arresto, doveva trasferirlo nel nord del Messico. Queste erano le intenzioni, perché era stato invitato a fare questo giro, quindi a lasciare il luogo tranquillo di latitanza, soprattutto a spostarsi, quindi diciamo dal Sinaloa, per guardare delle zone dove potevano essere impiantate, ecco il Mayo Zambada, dove potevano essere impiantate delle nuove piantagioni. E a convincerlo era stato Joaquim Guzman Lopez, uno dei figli del Chapo. L'ha fatto salire sull'aereo, eccolo qui, l'ha fatto salire sull'aereo, e naturalmente il Mayo mai avrebbe pensato che uno dei figli del suo compar, cioè dell'uomo con cui aveva diviso tutta la vita e che non aveva mai tradito, potesse consegnarlo agli americani. Gli americani naturalmente lo processeranno, lo condanneranno probabilmente all'ergastolo, e rimanendo in Messico invece non sarebbe mai stato arrestato, perché come sapete la polizia locale, regionale, statale messicana è assolutamente infiltrata dai narcos, sono tutti pagati. Pensate che il fondatore del cartello maggiore del Messico, quello che aveva messo insieme tutti i narcotrafficanti messicani, proprio Felix Gagliardo, era un ex poliziotto, quindi il livello, diciamo, corruttivo di infiltrazione era questo. Ecco, El Mayo trasferito con l'inganno fuori dal territorio messicano, quando è atterrato non aveva capito che stava atterrando a El Paso, quindi in Texas, ed è stato arrestato. Perché lo ha tradito il figlio di... Quindi è stato tradito da quest'uomo qui che stiamo vedendo in questo momento. Sì, insomma, uno dei figli, tieni conto che il Chapo ha 8 figli da donne diverse, e quindi è stato tradito dal figlio del Chapo per una ragione semplice, perché il figlio del Chapo a sua volta era nel mirino, era stato già bloccato dagli americani, quindi gli americani sono messi d'accordo con lui all'insaputa del governo messicano, almeno questi sono i dati ufficiali, cioè il presidente del Messico ha detto: noi non sapevamo niente, probabilmente l'accordo segreto c'era, ma siccome il presidente del Messico ha paura delle reazioni dei narcotrafficanti, come vedremo è già accaduto proprio in ragione dell'arresto di un altro dei figli del Chapo, ha fatto finta di non sapere nulla, e quindi per patteggiare la propria posizione, per alleggerire la propria posizione, Joaquim Guzman Lopez, che vedete in foto,
ha pensato di consegnare agli statunitensi questo latitante imprendibile, il numero uno vero del cartello del Sinaloa dopo l'arresto di Joaquim Guzman Loera. Mi pare di capire che c'è una corruzione enorme, cioè ci sono forme di corruzione a questo punto che neanche forse si può parlare di corruzione, si deve parlare forse di condizionamento generale di un sistema. Vi faccio pensare ad una cosa con un dato. Pensate che su Ismael Elmayo Zambada c'era una taglia di 15 milioni di dollari. Sul figlio Joaquim Guzman Lopez c'è una taglia di 5 milioni. Gli americani hanno già preso Joaquim Guzman Lopez, nessuno, nonostante l'offerta generosissima, 15 milioni di dollari, aveva mai tardito o fatto arrestare Elmayo Zambada. Quindi non poteva che essere una manina interna a farlo finire nella mano della struttura investigativa americana. E questo fatto ha naturalmente determinato delle reazioni fortissime. Quindi perché lo tradisce? Per patteggiare in ragione della sua posizione, il figlio traditore, diciamo, Joaquim Guzman Lopez, e per ottenere pure vantaggi per un altro fratello, che addirittura una posizione più grave della sua, che è Joaquim Ovidio Guzman, che è detto il Raton, che era stato arrestato nel 2023 ed estradato subito negli Stati Uniti. Quindi nel tentativo di salvare se stesso e l'altro fratello, ecco, questo è il Raton, è un altro figlio, è un altro degli otto figli di El Chapo, Joaquim Ovidio, per salvare sia lui che il fratello si è venduto il migliore amico del padre. Allora, che è successo? È successa la fine del mondo e nel Sinaloa naturalmente... Tra l'altro le immagini che stiamo vedendo adesso sembrano quasi che arrivino da scenari di guerra, in realtà sono le immagini della cattura di Ovidio. Stiamo parlando, parliamoci chiaro, comunque dell'arresto di una persona, magari pericolosa, però qua sembrano davvero immagini di guerriglia urbana. Insomma. Attenzione, perché questo? Perché nel 2023 la Marina messicana, che è l'unica struttura operativa non corrotta che esiste in Messico, non lo dico io, ma lo dicono una serie di report, in qualche maniera lo ammette pure il governo messicano, oltre circostanza confermata ampiamente da tutte le agenzie investigative degli Stati Uniti, quindi intendo NCIA, FBI, DIA, cioè è chiaro questo, sono stati impiegati gli uomini della Marina messicana nel 2023 perché Ovidio Guzman, detto El Raton, era stato già arrestato nel 2019 e dopo l'arresto nel 2019 è scoppiata l'ira di Dio a Culiacán, che è la capitale del Sinaloa. Ecco, queste immagini si riferiscono proprio ad uno scontro pazzesco, cioè 400 sicarios del gruppo di Sinaloa sono scesi in strada, hanno cominciato a sparare contro tutti, hanno ammazzato civili, hanno sparato contro i poliziotti, contro i militari, tant'è che paradossalmente, quindi pensate che cosa accade in questa nazione, diciamo, americana, a un certo punto il presidente del Messico dell'epoca ha dovuto fare marcia indietro, quindi nel 2019 lo ha fatto rilasciare, perché a Culiacán e in tutta quell'area, nello stato del Sinaloa, in tutta quell'area è successo l'ira di Dio, si direbbe in italiano, perché insomma sparatorie per strada, assalti a caserme, uccisioni di poliziotti, civili costretti a rimanere rintanati in casa, l'intera capitale dello Stato bloccata dall'azione di questi 400 sicarios, e quindi Ovidio, il figlio del Chapo, era stato rilasciato. Nel 2023 operazione coordinata naturalmente dagli americani, in azione la Marina messicana, che è lo stesso reparto, immaginate i Marines americani in veste messicana, lo stesso reparto che aveva arrestato dopo una clamorosa evasione proprio El Chapo. Allora nel 2023 arrestato viene stato immediatamente trasferito negli Stati Uniti per evitare che trovasse il modo in Messico, sebbene ristretto in un carcere di massima sicurezza, di evadere. Quindi Ovidio già in carcere, il fratello Joaquim Guzman Lopez finito nei guai pure lui, bloccato dagli americani, ecco la ragione per la quale è stato consentito con uno stratagemma che mai Ismael Elmayo Zambada avrebbe immaginato, perché se c'è stato un uomo fedele a El Chapo è stato proprio questo suo amico del cuore, diciamo, infatti lo chiamavano il compare, si chiamavano compari tra di loro, ecco, usiamo un gergale italiano, se volete ancora di più meridionale, nel compare nessuno immaginava che avrebbero tradito proprio l'uomo più vicino al capo storico più influente e importante del cartello di Sinaloa. Diciamo che qualche relazione fra i meridionali e i sudamericani, anche i messicani sono forse più sudamericani che nordamericani, c'è anche da un punto di vista, diciamo, latino,
come cultura, come tipo di vita, magari come anche come certe espressioni. Poi ci sono forse anche legami sotto altro punto di vista. Beh, noi abbiamo, ecco, riferendoci, tornando a Ismael El Mayo Zamada, perché noi parliamo di lui oggi? Perché vi sono certezze di rapporti tra appunto il cartello di Sinaloa ed esponenti dell''Ndrangheta, rapporti che ci ha raccontato un personaggio controverso della storia giudiziaria calabrese, che è stato protagonista di un'operazione straordinaria condotta dall'attuale nuovo procuratore di Catanzaro, Salvatore Curcio, quando lavorava alla DDA come sostituto, che era l'operazione De Collo. Mi riferisco a Bruno Futuli, che era un commerciante in difficoltà, entrato in rapporti con l''Ndrangheta, è diventato per conto del Rosso un vero e proprio infiltrato nelle cosche ovviamente di narcotrafficanti colombiani. Quindi abbiamo, attraverso il suo racconto, sono stati trovati tonnellate di cocaina, cocaina diretta in Australia, cocaina diretta in Calabria. Tutti ricorderete, che fu un'immagine che rimase nella memoria collettiva, dei grandi blocchi di cemento, quindi apparentemente compatti, dentro i quali, pensate che ingegno, erano state nascoste più di 1.000 chili di cocaina, che furono sequestrati nel porto di Gioia Tauro grazie alle indicazioni fornite da Futuli. Ecco, Futuli, Bruno Futuli, che poi collabora, poi insomma un ripensamento, insomma muore suicida nelle campagne del suo paese, nel Vibonese. Futuli racconta proprio di un incontro avvenuto nel 2000 a Guadalajara, che è una città importante del Messico. Viene portato, dopo essere arrivato in aeroporto, da una serie di sicarios insieme ad altri calabresi in questa villa super controllata, diciamo un'abitazione distante dal centro urbano. Viene portato lì e lì tratta probabilmente proprio con Ismael El Mayo Zamada. Perché proprio con lui? Perché si tratta del tentativo di importazione in Calabria di 2.500 kg di cocaina. Voi capite il valore di questa droga. Quindi solo un grande capo poteva autorizzare e trattare un trasferimento di droga di questo livello, droga naturalmente prodotta in Colombia. E Futuli racconta di aver colloquiato con Zambada, e Zambada gli dice che non c'era nessun problema per loro, che loro avevano una flotta di navi in grado di attraversare l'Atlantico, e viene pure stabilito che sarebbe stato mandato un primo carico di 1.000 chili, che la droga sarebbe stata lasciata in acque internazionali, cioè dei pescherecci, diciamo, o dei gommoni d'altura, dovevano raggiungere questa nave fuori dalle acque territoriali, caricarsi la droga e portarla a terra. Quindi abbiamo dimostrazione di un contatto diretto tra i narcotrafficanti messicani, in particolare tra Ismael El Mayo Zambada e esponenti dell''Ndrangheta, proprio grazie alla testimonianza resa da Futuli, testimonianza assolutamente credibile, perché poi Futuli ha fatto ritrovare veramente migliaia di chili di droga. Una testimonianza di rapporti tra uomini dell''Ndrangheta e messicani riguarda anche un altro cartello famosissimo, il cartello del Golfo, in cui operavano anche i Los Zetas, che era un gruppo di militari disertori che erano poi diventati quasi i padroni del cartello del Golfo, che a New York tratta alla fine degli anni 90 una partita di droga che finisce ai calabresi, poi non viene pagata, e quindi il rappresentante dei Los Zetas, cartello del Golfo, a New York minaccia l'intervento dei suoi uomini armati. E quindi abbiamo testimonianze in questa grande inchiesta che si chiama Solare, condotta dalla DDA di Reggio Calabria, di quest'altro incontro. Poi abbiamo testimonianze più recenti grazie a un'indagine spettacolare fatta dal GICO e dalla DDA di Catania, che risale al 2020, un'indagine che dimostra come addirittura i messicani arrivano in Sicilia per stabilire di trasferire in Italia droga proveniente dalla Colombia. Questa droga dovrebbe essere trasferita, doveva essere trasferita, in parte viene trasferita attraverso voli. Vi è la proposta di questo volo fatto dalla flotta dei Narcos, perché hanno, oltre a sommergibili, navi, hanno pure naturalmente aerei. Poi una parte invece viene deciso di farla arrivare in Italia attraverso voli di linea normali, naturalmente ben custodita, ben nascosta, con la complicità di un uomo che agiva all'interno del porto di Catania. Si ha testimonianza poi di incontri a Milano, incontri durante i quali appunto vi erano interlocutori dell''Ndrangheta che erano interessati a comprare questa droga. Quindi abbiamo un panorama di contatti, diciamo, molto molto interessanti. C'è poi una frase famosa che dice Joaquim Guzman Loera, detto il Chapo, quindi il capo del cartello di Sinaloa, e finché è stato in voga è stato il capo sostanzialmente di tutto il cartello del narcotraffico, come era prima il suo primo capo, che era Felix Gagliardo. C'è questa intercettazione nella quale dice
appunto al Chapo, a due suoi sottoposti, con i calabresi possiamo trattare perché sono come noi, sono feroci ed affidabili. Quindi abbiamo, come dire, questo spezzone tratto da una intercettazione carpita dagli uomini della DIA americana, insomma, che ci conferma di questo legame. Certo è un legame meno sviluppato rispetto a quello che si è stabilito nel tempo con i colombiani, ma è un legame che probabilmente, se non ci fossero stati ripetuti interventi da parte delle forze investigative americane e italiane, si sarebbe ulteriormente allargato. Qual è la cosa pure che colpisce, avvenuta in quest'ultimo periodo? Che dopo che il Chapo viene trasferito negli Stati Uniti, viene arrestata dagli americani pure la moglie. La moglie più giovane, l'ultima moglie, che si chiama Emma Coronel, che ha doppio passaporto, perché è nata a San Francisco, ma ha vissuto in Messico, quindi ha il passaporto messicano e quello americano, la quale viene naturalmente incriminata negli States e condannata a 3 anni di reclusione perché viene ritenuta complice in una clamorosa evasione di El Chapo, di cui parleremo da qui a poco, ma viene ritenuta complice, insomma, anche nella gestione degli affari di droga. Viene condannata a 3 anni, sconta la pena e dove la ritroviamo? Incredibile, ma vero. La ritroviamo a settembre alle sfilate della festa della moda di Milano. Settembre 2024. 2020, scusate, 2024, l'ultimo settembre. Praticamente 2024, ha scontato, torna e viene presentata, pensate un po', come modella. Da chi? Da una società che produce vestiti da sposa americana. La titolare di questa società, la società è l'April Black Diamond, dice che non c'è nulla di strano a far presentare, sfilare Emma Coronel come modella, perché a tutti deve essere data un'altra possibilità. E quindi la troviamo che indossa vestiti da sposa a Milano, la moglie di El Chapo. Nello sbigottimento generale non troppo, la cosa è stata accettata, ha sfilato, anzi hanno fatto molti servizi, ovviamente, perché è curiosa dal punto di vista... Probabilmente è stata anche una trovata di marketing, cioè io vado a mettere la moglie del Chapo perché avrò delle attenzioni, quindi magari anche una trovata. Certo, il purché se ne parli non è che sia proprio il controllo del marketing, però diciamo che probabilmente è stata anche fatta una trovata di questo tipo, altrimenti io penso che di modelli ce ne possono essere tante. Vai a trovare proprio, o ci sono altre motivazioni? No, è che, come sapete, gli stilisti italiani producono vestiti da sposa meravigliosi. Per far parlare di una, fino a questo momento, ignota, anonima società americana, ripeto, si chiama April Black Diamond, naturalmente per cercare di inserirla in questo mercato europeo hanno usato la moglie di El Chapo, Emma Coronel, la quale ha dato ad El Chapo 2 figli, la quale è nipote di un grande trafficante di stupefacenti che ha lavorato, è stato socio di El Chapo Guzman, che si chiama Ignacio Coronel, è detto il re del cristallo, perché, eccolo qui, perché il re del cristallo? Perché era uno dei principali fornitori di metanfetamina, del MET, che è una metanfetamina che quando è purissima appunto è come il cristallo. Siccome lui era il capo di questo giro di metanfetamine, era diventato, aveva lavorato a lungo con El Chapo, tant'è che El Chapo in una delle sue tante latitanze si nasconde nelle montagne del Durango, che è un'altra zona regionale del Messico in cui comandava Ignazio Coronel. Quindi Ignazio Coronel lo nasconde nelle zone che sono sotto il suo dominio, e lì El Chapo una sera, per farvi capire pure là la corruzione della polizia, la cecità degli investigatori messicani, lì una sera tranquillamente El Chapo va ad una festa, e in questa festa nota questa bellissima ragazza di 17 anni che è anche candidata a fare la Miss di quel luogo, chiede di ballare con lei, balla con lei, insomma se ne innamora. Naturalmente Emma Coronel, che è una ragazzina di 17 anni, si trova corteggiata da un personaggio che è già un mito negativo, ma è un mito in Messico, e quindi cede alle avance di El Chapo, e appena compie 18 anni, con il consenso dello zio Ignacio Coronel, il quale è felicissimo di mettere su famiglia, no? Di legarsi col sangue a El Chapo Guzman, insomma, si sposa, poi hanno 2 figli, Emma Coronel la troviamo accanto ad El Chapo, insomma, in tutte le sue fasi, anche durante il processo che comincia negli Stati Uniti contro il capo appunto del cartello del Sinaloa. Poi lei viene incriminata, arrestata, sconta 3 anni e la ritroviamo
tranquillamente in Italia, nel nostro paese, come modella, perché è una donna bellissima, anche se ha fatto due figli, mantiene, come dire, intatta la sua bellezza fisica, e quindi la ritroviamo, insomma, a sfilare su una delle passerelle più note del mondo, appunto, che è quella di Milano, dove è diventata famosa, tanto per dirne perché una, sei la moglie del Ciapo, con il consenso del papà, giusto? Dello zio del papà, sì. Dello zio del papà, che non hanno detto alla figlia, alla nipote, non frequentare cattive compagnie, evidentemente, perché insomma erano abbastanza contenti di questa parentela con il Ciapo. E che succede? Diciamo, catturato Elmaio Zambada, scoppia la fine del mondo, quindi capiscono Ismaelito Zambada, il figlio di Elmaio, Ismael Elmaio Zambada, capisce con i suoi luogotenenti che l'hanno tradito, e quindi scoppia una faida, perché gli altri due figli già inseriti nel settore della droga, eccetera, di El Chapo vogliono continuare a comandare, e quindi si ammazzano per strada. Gli altri due figli sono Ivan e Alfredo Guzman, eccoli qua, altri due figli pienamente inseriti nel traffico di stupefacenti, che si scontrano naturalmente con il figlio di Elmaio, e diventa una faida. Vi posso solo dire che sono stati in pochi mesi circa un migliaio di morti ammazzati, ma con agguati, sparatorie dappertutto, non solo a Culiacán, quindi nella capitale del Sinaloa, ma anche in tutte le cittadine circostanti, in tutte le aree della regione. Ed è una guerra rispetto alla quale il presidente messicano ha dovuto schierare l'esercito per tentare di garantire alla comunità civile, cioè le persone, i cittadini che non hanno niente a che fare con questi, di poter uscire per strada. Qui vedete militari armati di tutto punto, poi sono proprio reparti interi dell'esercito che intervengono quotidianamente, devono quotidianamente controllare, insomma, quelle aree, perché la situazione è assolutamente... Stiamo parlando di tempi molto recenti in questo caso, proprio il mese di luglio, agosto, settembre, ecco. Ci sono decine di morti, diciamo, che stanno testimoniando di questa ferocissima guerra, d'altronde giustificata, ecco, se può essere mai giustificata una guerra del genere, da tutti questi incredibili tradimenti, perché gli Zambada, quindi il figlio di Zambada e tutti quelli del gruppo del Sinaloa che facevano capo al numero 2, naturalmente sono rimasti traumatizzati, ma poi hanno cominciato una guerra, perché i due figli, poi dopo il tradimento, i due figli, Ivan e Alfredo Guzman di El Chapo, non potevano pretendere. Guardate che succede, incendiano camion, cioè succede una guerra che non risparmia nessuno, cioè se uno si trova durante uno scontro tra i sicarios di Zambada e i sicarios dei figli del Chapo, insomma, muoiono bambini, hanno ammazzato bambini, donne, uomini, chiunque si mette in mezzo, anche ufficiali della polizia locale, cioè c'è una situazione di altissima tensione e rischio che fa pensare davvero ad un'emergenza democratica, di cui ci accorgiamo quando succedono queste cose, come ci eravamo accorti nel 2019 quando venne arrestato Ovidio, l'altro figlio di El Chapo, ma che è una questione, una situazione, diciamo, che il Messico vive quotidianamente. Le stesse cose succedono appunto nel Tamaulipas, le stesse cose succedono a Veracruz, cioè ci sono zone completamente fuori controllo, per cui io credo che questo Stato debba, insomma, fare i conti, quando sarà pronto nel momento decisivo, insomma, davvero in maniera definitiva, con i narcotrafficanti. Gli americani sarebbero felicissimi di farlo, perché tutta questa droga prodotta lì sta invadendo, ha invaso naturalmente gli Stati Uniti. Ora, che succede pure? L'indebolimento del cartello del Sinaloa, che abbiamo trovato in rapporti come il cartello del Golfo con l'Andrangheta, ha determinato l'ascesa di un altro importantissimo capo, di cui parleremo, credo, dopo la pausa pubblicitaria. Sì, ci fermiamo un attimo con questa storia incredibile. Cioè, davvero sembra essere neanche la trama di un film, perché un regista dovrebbe avere una tale fantasia che forse non esistono. Ritorniamo fra poco, perché c'è ancora tanto, purtroppo possiamo dire, da raccontare. State con noi.
Seconda parte di Crimini. Nella prima avete ascoltato e visto anche immagini forti, se vogliamo, perché non si parla più di uno scontro magari fra bande di legate magari alla criminalità, ma qui si tratta di una vera e propria emergenza, sicurezza, quella in Messico, nel Sinaloa, e di una vera e propria guerra, perché sembra quasi non esserci regole, donne e bambini uccise, ci sono anche civili, insomma, che hanno perso la vita, persone che non avevano nulla a che vedere con questo tipo di situazione. Purtroppo la situazione è un po' sfuggita di mano, insomma, Arcangelo, non è la prima volta, abbiamo visto anche altre scene riferite al 2019, se non ricordo male, con una vera e propria guerriglia scaturita dall'arresto, insomma, adesso c'è questa guerra per il controllo, insomma, del traffico di droga. Sì, l'indebolimento del cartello di Sinaloa, determinato dallo scontro interno, determinato dall'arresto di El Chapo, Guzman, e poi dall'arresto del Mayo Zambada, ha naturalmente avvantaggiato un altro potentissimo, feroce cartello che si chiama il cartello di Jalisco Nueva Generación, che è un cartello comandato da un capo imprendibile, una specie di fantasma che è l'incubo per la DEA americana, ma anche l'incubo per tutta la polizia federale messicana, perché il Messico è uno stato costituito da varie regioni, uno stato federale, quindi abbiamo visto il Sinaloa, abbiamo visto il Tamaulipas, cioè sono tanti stati, c'è una polizia federale che dovrebbe, insomma, occuparsi delle cose più gravi. Ecco, questo personaggio che comanda il cartello Jalisco Nueva Generación è un personaggio pericolosissimo, si chiama Nemesio Oseguera Cervantes ed è detto, perché tutti hanno un soprannome, Guzman si chiama El Chapo, lui lo chiama El Mencho, che è un uomo di una ferocia straordinaria, diventato proprio per effetto dei crimini che ha fatto compiere, della ferocia mostrata, diventato un capo quasi assoluto di tutti i cartelli, cioè tutti hanno paura di lui. Per cui diciamo che Oseguera Cervantes è oggi il ricercato numero uno in Messico ed è protagonista proprio di un attacco diretto al cartello di Sinaloa prima dell'arresto del Mayo Zambada. È un attacco che avviene un anno dopo che El Chapo viene ritrovato, bloccato e poi trasferito negli Stati Uniti. Avviene nel 2016, quando proprio i due figli di El Chapo, cioè Ivan e Alfredo, che adesso si stanno scontrando con Ismaelito Zambada, con il figlio di Ismael, il Mayo Zambada, vengono bloccati in un ristorante, stanno festeggiando il compleanno di uno dei due, entrano in questo ristorante di Puerto Vallarta, dei sicarios armati, li picchiano, li bastonano, li minacciano, poi li caricano su un furgone e li portano via. Vengono rapiti per conto appunto del Mencho, cioè Oseguera Cervantes, Nemesio Oseguera Cervantes attacca direttamente Sinaloa e dimostra a tutti che è lui il vero capo assoluto del Messico e tiene in ostaggio questi due e chiede, è uno sfregio, potrebbe ucciderli, ma vuole ancora di più sfregiare il cartello di Sinaloa nel capo assoluto che è il Chapo e nel suo vice che è Ismael El Mayo Zambada e chiede un riscatto di alcuni milioni di dollari e poi una montagna di cocaina. E il cartello di Sinaloa, per salvare la vita a questi due, paga questo prezzo, i due verranno rilasciati. Oggi questi due stanno combattendo appunto contro la fazione di Sinaloa che è guidata da Zambada. Come sappiamo noi delle cose su Nemesio Oseguera Cervantes? Molte cose le sappiamo anche perché la sua vita, un po' come accadeva per chi è stato in Calabria, in Sicilia, nel sud Italia, a un certo punto, in alcuni periodi, quando ancora non c'era la TV così diffusa, insomma, venivano nelle piazze, nei mercati, cantastorie. E in Calabria, per esempio, alcuni di questi cantastorie raccontavano la storia di due capi, insomma, molto famosi, diciamo, della criminalità organizzata. Uno era Peppe Musolino, il famoso brigante Musolino. C'era questo signore che cantava con una chitarra e c'erano questo enorme quadro con tanti piccoli quadretti dentro. E raccontava la storia di Musolino come raccontava la storia di Sant'Azzo Scidone, che è stato il primo capo assoluto dell'Andrangheta calabrese, parlo dei primi del Novecento.
E quindi, diciamo, nell'immediato dopoguerra era così. Ecco, in Messico è ancora così, perché vi sono dei musicisti, dei cantastorie, io direi, locali, che si chiamano narcorridos, che sono quelli che raccontano le gesta, accompagnati dal suono della chitarra, cantano, o della fisarmonica, le gesta di questi grandi capi del narcotraffico. E lui, questo Nemesio Seguera Cervantes, detto il re dei galli, perché ama pure scommettere molto nella lotta tra galli, un'altra cosa che noi non capiremo mai, ma che in Messico si fa. Quindi ogni volta che lui decide di partecipare nel chiuso, nella segretezza delle sue operazioni, ad una di queste lotte naturalmente lo fanno vincere, cioè sceglie il gallo migliore, altrimenti sono guai, ama vincere, lo chiamano il re dei galli. E nel Corrido raccontano appunto le storie di Nemesio Seguera Cervantes. Oggi possiamo dire che la sua capacità di produzione della droga è una capacità legata non solo alla cocaina, e qui entriamo in un altro settore molto molto delicato, soprattutto per quello che sta accadendo in Canada e negli Stati Uniti, ma è uno dei principali produttori di metanfetamine e anche di quel fentanyl che ha ridotto centinaia di migliaia di cittadini statunitensi in una sorta di zombie. Ci sono dei filmati, vi prego di guardare un po' anche i grandi reportage che sono in giro sulla rete, vi sono dei filmati che testimoniano di queste persone che sono soggette all'utilizzo di metanfetamine, ma in particolare del fentanyl, che si muovono come degli zombie, si consumano piano piano e muoiono. Sono morte più di 300.000 persone negli Stati Uniti, quel principale produttore è lui, Nemesio Seguera Cervantes, e il suo cartello, il cartello di Jalisco Nueva Generación. E questo tipo di produzione avviene perché lui riesce a procurarsi i precursori chimici dalla Cina e dall'India, che servono appunto per creare queste droghe sintetiche che invadono, insomma, gli Stati Uniti. Tenete conto che ci sono alcune città, per esempio Juarez, c'è un proverbio in uso in Messico che dice Juarez così in alto vicino al cielo e così lontana da Dio, perché è una città che sorge, no, su un'altura. Ecco, Juarez è anche una città circondata da industrie farmaceutiche, e Nemesio Seguera Cervantes utilizza molto questi dottori, rapendoli, offrendo denaro, sono di costringere a produrre queste droghe che invadono gli Stati Uniti. Dicevamo di El Chapo Guzman, arrestato nel 2015. El Chapo Guzman ha una storia di evasioni che merita di essere raccontata. So che ai nostri telespettatori piace molto questo. Intanto lui viene incriminato per la prima volta per fatti seri quando viene assassinato all'aeroporto di Guadalajara Jesus Posada Champo, che è, diciamo, un esponente altissimo della chiesa messicana. Scaricano la colpa su El Chapo scappa, va in Guatemala, ma in Guatemala viene fatto arrestare perché viene tradito. Queste sono le foto dei funerali del cardinale Posada. Viene tradito da Amado Fuentes Carrillo, il re dei cieli, un personaggio pure che è entrato nel mito dei narcotrafficanti, pure lui cantato dai Narcocorridos, perché aveva abilità nel guidare gli aerei, quindi andava direttamente in Colombia, si pigliava la droga, eccolo qui, e tornava in Messico dove riforniva. Così. Allora aveva interesse a liberarsi di El Chapo e lo ha fatto arrestare in Guatemala. Poi Amado Fuentes Carrillo muore al pieno della, diciamo, della sua potenza economica come narcotrafficante, muore perché si sottopone ad un intervento di chirurgia estetica, pur se era scoppiata proprio una guerra contro El Chapo, muore durante questo intervento chirurgico e quindi scompare dalla scena. Nel 93, quindi, viene arrestato in Guatemala. Nel 93 il capo del cartello di Sinaloa, che ha intanto sconfitto gli altri cartelli, anche grazie all'aiuto di Ismael El Mayo Zambada, riesce appunto ad evadere dal carcere di Ponte Grande e verrà riarrestato molto tempo dopo. E questa volta, siccome era evaso dal carcere di Ponte Grande, lo mettono nel carcere più sicuro che ci sia in Messico, almeno secondo i messicani, ma i fatti li smentiranno clamorosamente. Viene custodito, per così dire, nel carcere di Altiplano. E qui succede, diciamo, un altro piccolo miracolo, nel senso che fa scavare dai suoi amici narcotrafficanti, e sempre grazie all'appoggio del compar, cioè di quel Ismael El Mayo Zambada, tradito dal figlio adesso e fatto arrestare da uno dei figli del Chapo, fa costruire un cunicolo che arriva esattamente sotto la doccia della cella, sorvegliata giorno e notte dalle telecamere di videosorveglianza, del Chapo, il quale fa finta di farsi la doccia, alza
naturalmente la parte inferiore della doccia, il piatto doccia, ecco qui il filmato, vedete, va in questa zona dove dovrebbe farsi la doccia e c'è pure il bagno e scompare. Apre, entra in questo cunicolo che è stato fatto dove c'è addirittura un carrello che consentiva di muoversi velocemente e raggiunge l'esterno e scompare. E questo sembra, è il cunicolo, questa esatto, è proprio la parte interna. Vedi che ci sono anche i binari, perché c'è una cosa perché possa anche muoversi almeno fino, eccolo qui, vedete, per arrivare fino alla fine, e sbuca a 1,5 km di distanza dentro una specie di capannone industriale e fa perdere le proprie tracce. Sembra imprendibile. L'evasione naturalmente è del 12 luglio 2015, ma commette un errore perché riescono a riavvicinarlo. Come? E qui c'entra il cuore, forse un po' la megalomania. Una delle attrici più famose del Messico, che lavora anche molto negli Stati Uniti, che vedete in una serie di serie che sono anche su Netflix, si chiama Katie del Castillo, è amica di Champagne. Champagne si è messa in testa, proprio per via di tutte queste evasioni di quest'uomo, di fare un film su El Chapo. E allora Katie del Castillo, che insomma su Facebook esprime delle sue opinioni su queste clamorose cose che fa El Chapo, viene contattata da El Chapo su Facebook che tenta di stabilire un rapporto con lei, rapporto che diventa funzionale alle intenzioni di Champagne, che quindi chiede di poter incontrare, Champagne è un premio Oscar, crede di poter incontrare El Chapo Guzman in maniera da insomma, parlare con lui, capire come si possa realizzare un film su di lui, vuole intervistarlo anche per la rivista Rolling Stones per la quale Champagne scrive, insomma tutti questi contatti, questi errori e l'incontro probabilmente avvenuto con Champagne e Katie del Castillo provocano una frattura nel sistema di sicurezza che il Chapo ha costruito intorno a sé e quindi le forze della Marina messicana, naturalmente aiutate dalla DIA americana con tutto l'appoggio di satelliti, voi capite bene che quando si muovono gli americani c'è la NSA che è un'agenzia specializzata nella sorveglianza elettronica, satellitare, eccetera, riescono a beccarlo e lo prendono in questa struttura, viene naturalmente immediatamente, sono le immagini di lui che viene portato su questo aereo e trasferito negli Stati Uniti, dove affronta questo processo e viene ritenuto meritevole della pena del carcere a vita, dell'ergastolo. Perché sono tutti terrorizzati dagli Stati Uniti? Perché mentre appunto in Messico, pure in un carcere speciale, poi riuscirà ad evadere, comunque hai dei vantaggi se disponi di denaro, perché il corpo di sorveglianza ha paura, perché può essere corrotto, eccetera. Negli Stati Uniti, quando si finisce nei penitenziari di massima sicurezza, non c'è scampo, ti vestono con una tuta arancione, ti mettono le catene ai piedi quando devi andare anche a colloquio, quindi non hai speranza di uscire. Quindi viene condannato all'ergastolo nel 2019, poi come dicevo, tocca come dire, essere incriminata pure alla moglie che intanto va a seguire Emma Coronel, che va a seguire questi processi. Ecco, questa è in breve un po' la storia diciamo del Messico e dei rapporti che ha avuto, ne abbiamo parlato nella prima parte con l'Ndrangheta. Naturalmente la storia del Chapo è pure legata ad un altro personaggio rappresentato in più film. La storia di El Chapo è rappresentata in una serie molto interessante, Narcos in Messico, è molto affidabile, che racconta sia la storia di Felix Gagliardo sia la storia del Chapo Guzman. Era è rappresentato come lui in altre serie molto interessanti, che è Pablo Escobar Gaviria, cioè il capo storico dei narcotrafficanti, quello che riesce a fare del narcotraffico la più grande industria della Colombia, nativo di Medellin, che struttura poi insieme ai fratelli Rodrigo Zorajuela e a Paco Herrera, che operano invece a Cali, e struttura questo grande narcotraffico. Ecco, il Chapo dimostra a Pablo Escobar di essere affidabile, perché fa entrare la droga che Escobar si convince a dargli, riesce a farla entrare diciamo anche negli Stati Uniti, a venderla attraverso dei tunnel, e quindi Escobar capisce che il Chapo garantisce, no? una serie di importanti affari, si lega a lui, gli fornisce la droga necessaria. Poi il Chapo va per la sua strada, farà naturalmente affari sia con Escobar, quindi il cartello di Medellin, che con il cartello di Cali, due cartelli che diventeranno nemici. Vincerà alla fine il cartello di Cali, perché Escobar si metterà contro tutti, anche i fratelli
Carlos e Pedro Castagno, cioè una serie di, si farà una serie di nemici e quindi poi alla fine finirà ammazzato. Il cartello di Cali sopravviverà, avrà il ruolo guida del narcotraffico in Messico, ma pure il Rodrigo Torrecuella, mentre Paggio Herrera verrà ucciso in carcere, il loro fratellastro, diciamo, criminale, che era tra l'altro omosessuale, i due fratelli Orequela invece verranno arrestati e detenuti negli Stati Uniti. Ma i due cartelli si faranno la guerra anche dal punto di vista sportivo. Per esempio, questo è il ciapo, non l'ho mai fatto, cioè il delirio di onnipotenza di Pablo Escobar e quello di rimando dei fratelli Rodrigo e Orequela si concretizzerà anche nella gestione di due squadre di calcio, che sono l'Atletico de Medellín, che sarà appunto gestito direttamente da Pablo Escobar, che lo renderà quindi popolare tra la gente, che lui aveva molto interesse a essere popolare tra la gente, e ancora vi devo dire lo è, anche perché con una parte dei soldi faceva costruire nelle favelas che sono a Medellín, quindi nei quartieri più disagiati, scuole, campi di calcio, eccetera. E i fratelli invece, Rodrigo De Orequela, prenderanno la gestione dell'America di Cali, quindi due squadre che si fronteggeranno, disputeranno lo stesso campionato di massima serie in Colombia, che si contenderanno la conquista del campionato a più riprese. Quindi uno scenario, diciamo, significativo, al quale invece i messicani non hanno mai pensato, cioè in Messico non hanno mai fatto dei club loro per farsi vedere, anzi il contrario, sono sempre stati un po' più sotterranei, anche se sono stati esigentissimi con la nazionale messicana, tant'è che quando il Messico in occasione di un mondiale è stato eliminato dalla competizione, due di questi calciatori che facevano parte della nazionale messicana avevano paura di rientrare nello Stato, perché temevano appunto di essere, se non uccisi, bastonati dai narcotrafficanti, che probabilmente avevano scommesso sulla fortuna delle nazionali, scommesso voglio dire non solo per ragioni affettive, statali, diciamo, di amor patrio, ma probabilmente avevano scommesso anche su questo altro grande mondo delle scommesse legate agli sport, che diciamo governa una parte dell'economia sommersa, alla quale guardano anche i narcotrafficanti messicani, quelli colombiani, ma anche, come sapete, esponenti illustri dell''Ndrangheta. Beh, sicuramente è una storia complessa, storie complesse, Arcangelo, anche perché vedi, il calcio alcune volte, in questo caso, nel caso dei colombiani, non dei messicani, anche se poi la nazionale anche lì è una sorta di fenomeno sociale, poi il calcio in alcuni casi diventa anche fenomeno di riscatto, però probabilmente serve anche per avere il controllo. L'hanno utilizzato, tra virgolette, il calcio anche alcuni dittatori in altri stati per affermare il loro potere. Ricordiamo la famosa, lo Zambia era, quello del giocatore nel mondiale del 74 che si è staccato perché, dello Zaire, credo che si è staccato la barriera andare a battere il calcio di punizione, che tutti hanno preso in giro senza sapere che c'erano poi problemi nel rientro a casa o per le famiglie. Ecco, anche in questo caso si vuole un controllo totale della società. Cioè, è davvero, noi alcune volte in Italia parliamo di Stato e di antistato, che è un concetto che ci sta. In questo caso ancora di più viene accentuato questo concetto. Ma assolutamente, lì è proprio uno Stato parallelo. Sicuramente in Messico vi rendete conto del livello di contaminazione, di corruzione, del controllo che c'è, della paura. Pensate che è stato latitante per un periodo anche in Calabria, l'ex governatore del Tamaulipas si nascondeva a Paola, è stato poi arrestato a Firenze perché era pienamente, questo si sedeva, ci sono foto di lui con George Walker Bush, cioè col secondo degli Bush, dei Bush diventato presidente degli Stati Uniti, e poi era invece, rappresentava l'interesse dei cartelli del Golfo, faceva investimenti per conto dei cartelli anche in Nord America, negli Stati Uniti, quindi vi è una corruzione, una contaminazione totale, questo è uno Stato nello Stato lì, solo che probabilmente non hanno interesse, mentre Escobar, proprio per questione di rivalità anche con il Rodrigo De Orequela, teneva questa squadra, gli piaceva comparire, era obiettivamente un megalomane, e di megalomania ha peccato anche El Chapo quando è entrato in contatto con Katie del Castillo, ha ceduto alla richiesta di fare un'intervista con Champagne, che non ha vinto un premio Oscar nel 22,
quindi il fatto di essere proposto in un film e quindi come personaggio di un film, perché fosse raccontata la sua storia, e poi l'ha fatto finire in galera. Diciamo che il controllo spesso degli ambienti sportivi nel mondo del calcio in Italia lo abbiamo visto, può significare anche poter ottenere un importante consenso sociale, in qualche maniera lavarsi, no, pure l'immagine, sembrare uno che fa tutto anche per il popolo. Insomma, il Messico credo sia uno dei posti del mondo più pericolosi. Tenete conto pure che in Messico sono stati uccisi poco dopo la cattura appunto del Chapo Guzman, è stata uccisa un'intera famiglia americana di mormoni, proprio massacrati, donne e bambini che erano a bordo di due fuoristrada, erano lì per ragioni di turismo. Cioè la vendetta può scatenarsi contro chiunque. In Messico sono stati uccisi anche alcuni italiani di origine campana che erano andati lì pensando di fare affari, scomparsi mai più ritrovati. Quindi in Messico sono stati uccisi negli ultimi 10 anni 50 giornalisti, giornalisti investigativi, eccetera. Ricordatevi cosa è successo a proposito di giornalisti uccisi, per esempio in Colombia, dove pure là Pablo Escobar non si fermava di fronte a niente, facendo un errore dietro l'altro, pure là aveva fatto ammazzare i giornalisti. Ma in Messico succede di tutto, cioè tutti rischiano di essere ammazzati, e sono stati ammazzati avvocati importanti, sono stati uccisi uomini di governo, responsabili delle strutture giudiziarie, ecco perché poi tutti sono corrompibili, o perché hanno paura, o perché hanno bisogno di soldi, e quindi c'è un solo reparto, certo, sicuro, su cui si può contare, almeno quando si agisce sul territorio, sul terreno, che è quello dei Marines, la Marina messicana, che è addestrata, tenuta sotto controllo anche dagli americani, quindi quelli sono, tant'è che l'ultima cattura del Chapo avviene per mano, come ho detto, della Marina messicana. Per il resto c'è da avere veramente da brividi, insomma. Il governatore del Tamaulipas, che si nascondeva a Paola, che era uno che si sedeva con Bush e parlava quindi col capo dello Stato più impotente del mondo, Ruvulcaba, si chiamava Harrington Ruvulcaba, si nascondeva a Paola. A un certo punto è dovuto scappare dal Messico perché si era scoperto che era invece la faccia pulita del cartello del Golfo, e quindi intendo dei narcotrafficanti. E quindi ha girato per l'Italia, si era trovato una bella casa a Paola, dove si era iscritto in palestra, si teneva un cane, aveva 5-6 carte di credito diverse, naturalmente gold, poi aveva stabilito un appuntamento con dei suoi amici tedeschi a Firenze per vedere Firenze, faceva vacanze in Europa. La polizia italiana, bravissima, il servizio centrale operativo lo teneva sotto controllo, aveva capito perché è arrivata la segnalazione dagli americani, aveva scoperto che era là, l'hanno seguito, appena arrivato a Firenze è stato arrestato, poi è stato estradato non in Messico ma negli Stati Uniti, ecco, anche questo è significativo, portato negli Stati Uniti dove sta scontando una condanna definitiva. Ecco, allora chiudiamo, visto che ci sono questi parallelismi e visto che siamo in debito di delle immagini per una questione tecnica, io adesso propongo questo video, che è il video di uno dei Narcorridos, sì. Ecco, il video di una delle canzoni dei Narcorridos. Diciamo che anche sotto questo punto di vista c'è una sorta di similitudine, come tu stesso hai raccontato, un po' fra quello che accadeva e questi Narcorridos che vanno a narrare le gesta dei narcotrafficanti, anche per questo Narcorridos, insomma, ci sta, sì, anche, sì, la parola, diciamo, stessa. Non è solo questo, nel senso che ci sono quelli, ho fatto cenno per esempio ai vecchi cantastorie, ma anche in Calabria abbiamo avuto e abbiamo, se voi e girate, tra l'altro abbiamo avuto anche polemiche per alcuni concerti annullati, se li vedete nei CD che vendono durante le feste popolari patronali, e trovate Il canto della lupara, cioè che raccontano di questi eroi. Forse c'è più una correlazione col neomelodico? Esatto, sicuramente. Forse quella un pochettino più sicuramente, vicina. Sì. Più dei cantastorie antiche ci avviciniamo più ai neomelodici. Poi tenete conto pure che i narcotrafficanti messicani, sempre per farvi capire che cosa succede in quella nazione americana, hanno un patrono loro, che è il Malverde, cioè un santo patrono che si chiama Malverde. Hanno una Madonna loro, assolutamente blasfema, che si chiama la Santa Muerte, quindi la Santa Morte, e si rivolgono a lei quando devono fare le cose. Quindi c'è anche dal punto di vista religioso una distorsione delle cose in favore di questa subcultura che poi diventa cultura dominante. Perché e qui mi ricorda più l'Andrangheta. Sì, qui c'è una le figure sacre, anche se quelle sono figure sacre vere, poi qui siamo
la Santa Muerte, che possiamo, come dire, far corrispondere alla Vergine di Guadalupe, no? E a questo Malverde, che è un santo patrono dei narcos, quindi rappresentato, voi trovate in Messico, nei quartieri popolari, nei quartieri, insomma, della gente comune, trovate dei riferimenti a questi, nei blitz fatti in casa di questi narcotrafficanti, per trovare grandi ricchezze, trovate la statua, l'effigie della Santa Muerte, così come del Malverde. Quindi è veramente, se non si va lì, non si capisce bene che cosa succede. Rispetto al resto del mondo, la violenza che i narcotrafficanti scatenano in Messico non esiste da nessun'altra parte, neppure in Colombia, perché in Colombia ormai le FARC, le Autodefensas Unidas de Colombia, i grandi cartelli di narcotraffico, Cali e Medellín, sono stati ridotti, neutralizzati, ci sono ancora potere, però sono stati ridotti nella loro rappresentazione pubblica. In Messico no, in Messico si spara, si uccide, quindi c'è una situazione non paragonabile ad altri stati del mondo, cioè quello che succede in Calabria è zero rispetto a un posto dove ogni giorno ammazzano 100, 150 persone per ragioni legate appunto ad affari illeciti. Quindi, come dire, è difficile, complicato, anche rischioso fare un viaggio in Messico in alcuni stati, però per chi vuole capire bene come funzionano le cose, ecco, deve andare lì. Io ho un caro amico, un giornalista messicano, con cui mi confronto molto spesso, e attraverso le sue parole, quello che mi manda, i filmati, le sue riflessioni, ho cominciato a capire come si vive in questo Stato federale, in cui anche molti presidenti sono stati sfiorati dalle indagini sul narcotraffico. E allora, con le immagini dei narcoridos alle tue spalle, ti ringrazio, Arcangelo, per questo racconto meraviglioso. Noi salutiamo anche tutti i nostri telespettatori e ci ritroviamo presto con altre storie di crimini. A presto.